Facciamo un esempio così. Esatto, facciamo degli esempi che arrivino di più, certo. Capire di cosa stiamo parlando. Abbiamo municipi come per esempio il municipio decimo di Ostia, per intenderci, in cui gli alunni ricevono diciamo in media circa 5-6 ore di assistenza alla settimana, sì. Quindi gastiamo un'ora scarsa al giorno. Sì. Altri municipi dove invece vengono erogate 15-20 ore, quindi un rapporto 1-3, 1-4. È chiaro che questo, certo, è chiaro che questo non va bene. E come potete incidere su questo? Quindi noi stiamo proponendo come Movimento 5 Stelle un regolamento che ha l'obiettivo appunto di andare a omogeneizzare questo tutto. Tanto lo andiamo a incardinare sotto il Dipartimento Scuola, perché questo è un servizio che riguarda l'istruzione, e quindi facciamo un passetto in avanti rispetto a quello che era fatto, è stato fatto nel passato, in cui questo servizio, sì, era sempre a metà tra la scuola e le politiche sociali. Sì. No, questo è un servizio che riguarda l'istruzione, quindi sarà diciamo coordinato, sarà supervisionato dal Dipartimento, dal Diretto Scuola, in congiunzione ovviamente con le direzioni socio-educative dei municipi. Stiamo quindi prevedendo un'uniformizzazione delle modalità attraverso il quale, quindi delle caratteristiche che il servizio deve avere su tutto il territorio, e soprattutto delle modalità uniformi per l'assegnazione di questo modello. Allora scusi onorevole Angelo, si può dire già o è sbilanciarsi troppo? Lei ha fatto il caso del decimo municipio, no? Che dal prossimo anno scolastico ai genitori, ai ragazzi con disabilità, che secondo lei avranno già più ore, o è troppo azzardato dire questo? Cioè che già gli effetti si vedranno dal prossimo settembre di questa vostra, chiamiamo piccola riforma, adesso non so come definirla meglio. Allora, intanto per chiarire questo, questa è una proposta di cui stiamo discutendo, quindi sì, non sì, è certo. Un atto finale, ma noi vogliamo che questo atto normativo venga partecipato il più possibile, per cui andremo incontro, faremo degli incontri partecipati con tutti gli stakeholder di questo ambito, che sono le famiglie, che sono associazioni. Naturalmente, scusi, le famiglie sperano, non è che dice abbassiamo quelli che a 20 ore a 4 o 5, no, speriamo di alzare tutti a 20 o 15 ore a settimana, immagino. Guardi, sicuramente ovviamente la direzione dell'amministrazione è quella di andare a perseguire un equo diritto sul territorio. Questo significa, tradotto in termini pratici, che già nel 2016 è stata operata una variazione di bilancio in aumento rispetto al previsto, che erano 32, mi pare, milioni, sono diventati 36, se non vado errato. Stiamo valutando anche in questi giorni come poter intervenire per diciamo, fare delle efficienze di spesa in altri ambiti per poter riallocare su questo tema specifico. Ovviamente il sociale e il mondo della scuola su questo tema si intersecano, quindi sicuramente andremo a cercare, certo, di ottenere delle sinergie.